macchina pesa 890 kg e alla massima velocità l'aerodinamica è in grado di generare più di 1250 kg. Il che significa che ce n'è molto di più di quanto te ne servono per viaggiare sottosopra attaccata a un tetto, no? Poi non c'era neanche la possibilità fisica, a meno che tu non corressi, di poter andare in una pista. Adesso sono nate tutte queste giornate track day dove ti dà la possibilità di girare anche con la tua macchina senza andare a dover avere delle licenze particolari o dovunque, senza avere bisogno di avere un team che ti supporti. Più che tra GT4 e GT3, che è una finestra molto larga, c'è un'altra finestra che è la monomarca Trofeo. Noi ci posizioniamo in mezzo a queste due maxi categorie. Questa è una macchina che non può trovare una collocazione precisa, essendo una macchina unica, e quindi come performance ci ritroviamo a essere vicino a un GT3, che è il massimo della prestazione GT in questo momento, e appena a livello superiore dei trofei che ci sono, che sono delle maggiori marche automobilistiche, insomma. Noi vogliamo dare un'esperienza professionale di motorsport in un modo facile, e quindi il gentleman driver è quello che vuole quello, perché uno tendenzialmente che sa guidare già. Però l'idea è uno che sa già guidare, che ha già l'esperienza, non è un professionista, ma vuole vivere un'esperienza da professionista. Parti dalla stradale che ha già tutto, ha tutti gli ingredienti che ti servono, ce li ha già tutti. Alcuni sono un po' compressi dal fatto che avevi un'omologazione stradale da rispettare. Appena hai tolto il tappo dei vincoli omologativi, abbiamo liberato qualcosa. E i trick per diventare così professionale, così di performance elevate come il motorsport, sono kit aerodinamico che ti dà circa il 40-30% in più di downforce, abbiamo aumentato del 25% la potenza, abbiamo aumentato tanto la coppia, quasi del 40%, e il trucco poi è non aver cambiato il peso. Se tu fai tutte quelle altre cose e il peso della vettura rimane lo stesso, hai solo guadagnato performance. Allora, la stradale era già pensata per far quello, aveva già delle prestazioni che portarle a quel livello. Inizialmente chi sentiva parlare dell'idea diceva: guarda che fare una macchina stradale con più di 800 kg di carico aerodinamico non l'ha fatto mai nessuno, perché può essere una macchina pericolosa, può essere una macchina che è molto sensibile alle variazioni dell'altezza e tu su strada non ne hai il controllo. Quindi tutto lo sviluppo della stradale era per fare qualcosa che nessuno aveva mai fatto e renderla per tutti facilissima. Poi fare il salto dove siamo arrivati con questo, abbiamo veramente vissuto di eredità positiva della Dallara stradale. E poi lo sviluppo, con lo stesso driver con cui abbiamo sviluppato la stradale, ha fatto sì che anche spostandoci di performance abbiamo ottenuto quello che dicevamo: un gentleman deve poter guidare sentendoti subito in confidenza, perché la cosa bella è riuscire ad arrivare molto presto al proprio limite di guida e fare una macchina che ha un limite abbastanza lontano, in modo tale da lasciare spazio a te di portare via via il tuo limite sempre più in alto. E se tu cominci dall'inizio, che arrivi subito al tuo limite perché la macchina ti dà confidenza, poi dopo cominci a migliorare. A un certo punto ci siamo detti che se avessimo fatto la variante così track day, track toy davvero, aggiungendo poche cose alla Dallara stradale, una delle cose che volevamo aggiungere era renderla completamente allineata allo stato dell'arte di una macchina da corsa attuale. E per noi la sicurezza in realtà viene prima di tantissime altre cose, non è uno slogan, l'azienda ci crede tantissimo, è il primo mantra dell'ingegner Dallara. E quindi anche lì era un'ottima base di partenza, perché l'avevamo già disegnata per arrivare qua, quindi molte delle feature strutturali erano già presenti, abbiamo solo dovuto aggiungere un rinforzo sull'anteriore, i roll bar, le cinture 6 punti, una protezione per la testa come una macchina GT3, un sistema di estintore, poche cose che la rendono completamente allineata a quello che oggi è lo stato di sicurezza di una macchina da corsa. Abbiamo portato su tutto il pacchetto aerodinamico, il pacchetto powertrain, mantenendo la stessa filosofia, e dietro a quello vanno la parte di freni, la parte di sospensione e di assetto.
freni, semplicemente oggi ti ritrovi a dover frenare un oggetto che ha la stessa massa di prima ma con molta più decelerazione, quindi inevitabilmente hai bisogno di più energia da dissipare, quindi i freni sono cresciuti in dimensione e poi le sospensioni sono andate dietro uno sviluppo su una slick, il tutto facendolo sull'assetto con una macchina che è completamente regolabile. Noi questo prodotto lo pensiamo, è stato per noi il modo di ritornare a casa verso la pista, che è il nostro habitat naturale, e in pista una delle cose belle è poter personalizzarti la tua vettura sul tuo stile di guida, quindi poter regolare tutto. Anche sullo sviluppo gomma c'è continuità fortissima. Quello che abbiamo fatto sulla stradale era sviluppare al simulatore la gomma per poter anticipare tutta una serie di temi e trarre beneficio alla fine. In fase di sperimentazione non preoccuparti di fare la gomma giusta, ma preoccuparti di fare il fine tuning. Lo stesso approccio l'abbiamo utilizzato su questa. Ovviamente la sfida per Pirelli è stata che ci siamo presentati a loro dicendo: per il peso della vettura e per il layout vorremmo che le gomme rimanessero sostanzialmente della stessa dimensione, però quando gli abbiamo comunicato il carico aerodinamico che dicevamo prima, 1250 kg la velocità massima, per loro è stato abbastanza una novità, e quindi abbiamo lavorato anche sulla resistenza strutturale del pneumatico. C'è un pneumatico specificatamente studiato per questa vettura che doveva soddisfare un carico verticale più o meno il 30-40% più alto, per cui normalmente queste gomme di questa dimensione sono in grado di sopportare. Di aver utilizzato concetti che arrivano dall'esperienza GT Gran Turismo, quindi ruote coperte, e la tecnologia che arriva da il Formula e il single seater, e quindi combinando le due cose riesce a realizzare un prodotto di questo tipo che si abbina a una vettura leggera, quindi con una elevata potenza frenante, potenza motrice e downforce probabilmente anche doppia di quella di un GT3. La temperatura che tu riesci a generare sotto il battistrada è figlia dello stress che tu riesci a mettere sopra la gomma. Se poco peso, poco carico, gomma grande, fai fatica a innescarlo. Viceversa, qui abbiamo cercato proprio di trovare un equilibrio tra le due cose. Quindi, come dire, calettamenti tipo GT con strutture e materiali tipo Formula. L'esperienza fatta sulla stradale ha aiutato a partire da un livello di conoscenza del pacchetto già abbastanza avanzato. Abbiamo appunto la possibilità in questa vettura di usare delle mappe ABS, sette mappe di controllo di trazione che ti permettono veramente di toglierti via da ogni pensiero. A grandi linee. Nello stesso momento ti ritrovi a avere una velocità sul giro, chiamiamola così, che è già a un livello più alto di tante vetture che fanno track day. È una elettronica che viene da Bosch Motorsport, dove noi abbiamo adattato per il tipo della vettura. Loro escono già con varie mappe. E noi basta solo che abbiamo solamente lavorato per cercare di renderle adatte a questo tipo di vettura. Il traction naturalmente aiuta a evitare il sovrasterzo. Abbiamo tantissime possibilità appunto di giocare, sette mappe, addirittura tre per il bagnato. Significa che se io esagero nella accelerata, la macchina non sovrasterza. L'ABS, l'altro sistema che ormai è di serie su tutte le vetture, evita il bloccaggio della ruota e quindi ti dà la possibilità di direzionare la vettura anche in caso di frenata forte. E anche lì abbiamo sette mappe che, in base soprattutto all'aderenza che trovano per terra, vanno gestite appunto per darti la maggiore decelerazione mantenendo stabile la vettura. Il risultato di qualcosa non è la somma delle singole parti, ma è come tutte insieme formano un risultato. Quindi non è 1000 cavalli, una gomma grande, un freno molto grande, è il giusto bilanciamento di tante cose. E per capire che la somma di queste cose ottengono un risultato di guida incredibile, lo devi provare e devi capire che cosa significa. E quindi è un concetto tecnicamente difficile, ma poi semplicissimo da spiegare dopo che l'hai guidato. You drive me crazy, you know you drive me mad.
but I could never live a day without you. You know you drive me crazy. Insomma, ecco il primo assaggio di un'auto destinata a una generazione nuova di gentleman driver alla ricerca di prestazioni professionali ma senza l'ansia da prestazione.